Ricordo io durante la partita, secondo me era rigore, poi ripeto, non l'avrebbe mai rischiato nemmeno se mi avesse dato un calcio. Avevate avuto quindi la sensazione che in campo l'arbitro vi ha fatto un bene così, con la sua direzione? Beh, penso che si è visto, dai, anche 4 minuti di recupero secondo me erano veramente pochi. Non ci stiamo attaccando ai 4 minuti perché non serve a nulla, però c'è rammarico. Come giudichi la tua prestazione oggi? L'ho detto anche di là, secondo me oggi non ho fatto una buona partita e penso che lo si è visto, non serve che mi nascondo o altro, questa è la verità. Ma perché? Se puoi dare una motivazione. Ma non lo so, guarda, ero stanco, ieri sera ho vomitato, ho dato di stomaco, sono andato al bagno parecchie volte, ero un po' così, però non è un alibi, ho giocato male, punto, c'è poco da fare. Secondo me, la mia parere, non hai giocato male complessivamente la gara, forse hai sbagliato solo i tempi dei passaggi in qualche circostanza, quello ti ha messo in difficoltà perché poi hai dovuto rincorrere le palle perse, quindi ti ha creato più difficoltà, forse è stato più quello che stasera non riuscivi a prendere il tempo per liberarti del pallone, o mi Ma sbaglio? sì, no, sicuramente, appunto dico, comunque magari in altre partite certe cose non le sbagliavo e oggi le ho sbagliate, quindi mi sento di dire che non ho fatto una bella prestazione. Non importa, la prossima Speriamo. non è che dopo la contemporanea assenza di Mazzeschi ha una serie di Ma meccanismi mediati che oggi purtroppo non si sono visti. no, comunque hanno giocato Campagna e Marotta, ragazzi, sono due giocatori, penso che non serva che lo dico io. No, assolutamente no. Comunque ti stai dimostrando sempre di più un calciatore da trasferta. Dobbiamo aspettare domenica prossima a Catanzaro. Speriamo. Sicuramente. Senti, da un punto di vista psicologico, adesso guardando un po' la classifica, perché le distanze si sono un po' accorciate, vi resta il rammarico, la voglia di ripartire subito, sentire il fiato sul collo dell'avversaria? Ma no, noi anche oggi non guardavamo la classifica, noi volevamo vincere perché comunque se serve vincere, in questo momento del campionato serve soltanto vincere. Siamo sempre primi ma non conta, penso. C'è rammarico perché oggi la volevamo portare a casa, siamo andati in svantaggio secondo me immediatamente e poi non abbiamo avuto la bravura di ribaltarla. Abbiamo pareggiato e poi niente, è finita così, quindi. Va bene? Grazie. Ok.